La questione apparentamenti è stata, per quanto mi riguarda, chiara fin dal primo turno. Io mi sono espresso sempre in senso contrario, sia in termini di proposta, di apparentamento, eventuale accettazione, perché credo che comunque si debba andare avanti con questa proposta, con grande coerenza, che sarà messa in campo con grande coerenza fin dal primo turno. In questa fase noi ci siamo aperti ad un confronto non tanto e non solo con i candidati alla carica di sindaco sconfitti al primo turno, ma soprattutto con i cittadini. Abbiamo chiesto un apparentamento, se possiamo utilizzare così questo termine, ovviamente non tecnico e non formale, alla cittadinanza. Alla domanda se dobbiamo aspettare qualcosa nei prossimi giorni, io risponderei serenamente di no. Ero stato chiaro anche perentorio sugli apparentamenti, l'avevo detto sui giornali, l'avevo detto in ogni intervista e avevo detto che non avrei fatto apparentamenti, quindi non c'è stato nessun apparentamento che ha dato male, in quanto tutti sapevano che non li avrei fatti. C'è anche un motivo specifico, l'apparentamento formale poi presuppone anche il venir meno di alcuni candidati eletti con il sindaco di riferimento ad onta di altri. Mauro Di Dalmazio ha detto che ha lasciato liberi i suoi elettori, Cavallari ha lasciato liberi i suoi elettori, poi da una battuta simpatica di apprezzamento nei miei confronti si è costruito 3 giorni di tutto e il contrario di tutto. Credo che in una piccola città ci possono essere delle stime reciproche, ma non soltanto fra le persone di cui sto parlando adesso.